dicendo, scusate, mi è arrivata una telefonata dalla mia compagna. Io penso di avervi dimostrato spesso e volentieri di potervi fidare delle mie parole. Io sono tifoso, ragazzi, sono tifoso quanto voi. Non mi piace essere preso in giro e di conseguenza non vi prenderò mai in giro. Capisco che qualcuno inizierà a dire: ah, sfumato il primo colpo. Ragazzi, non è un colpo sfumato per il Milan, perché adesso inizieranno. Ragazzi, siamo i tifosi del Milan, difendiamo i nostri colori, ci attaccheranno a destra, a sinistra, domani inizieranno tutti quanti: ah, l'Inter compra Batman, Robin e Iron Man, la Juve compra Thor, Hulk e quell'altro, il Milan ancora niente. Ragazzi, ricordiamo a tutti che siamo i campioni d'Italia, ricordiamoglielo a tutti quanti, siamo i campioni d'Italia. Domani mattina, quando vi svegliate, uscite dalla finestra, uscite dal balcone di casa con una maglia rossonera e gridate: i campioni dell'Italia siamo noi. Vi voglio bene a tutti, sempre forza al vecchio cuore rossonero, e ricordatevi che su questo canale si tifa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo. Buonasera a tutti ragazzi, bentornati a Spasso Coltringa. Era giusto per dire due parole sul discorso di Botman. Penso che la notizia dei 37 milioni più bonus offerti dal Newcastle e accettati dal Lille siano ormai alle orecchie di tutti. Uno scenario che io vi avevo più o meno raccontato in questi giorni: vi avevo detto che per arrivare a Botman si sarebbe dovuto defilare il Newcastle, cosa che alla fine non è successa. Ragazzi, il Newcastle ha una capacità finanziaria, come tutte le squadre inglesi, molto superiore alla nostra. Il Milan, bisogna considerare anche che probabilmente non è un affare che è sfumato, è una situazione che il Milan non ha affondato, nel senso che quando ci sono stati i primi contatti per Botman, nessuno si aspettava una crescita così importante di Pierre Kalulu. Oggi, e ve l'ho già detto stamattina nel video, Thiev, un giocatore giovane dello Schalke 04, e io ve ne avevo parlato già a gennaio, è stato molto vicino al Milan a gennaio, un ragazzo giovane, e stamattina sono uscite delle indiscrezioni, lo Schalke proprio ufficiali dallo Schalke 04, i dirigenti dello Schalke 04 hanno fatto uscire la notizia che il giocatore è stato a gennaio molto molto vicino al Milan. Attenzione, perché potrebbe essere un giocatore che potrebbe arrivare al Milan, così come potrebbero arrivare altri giocatori. Ragazzi, cosa diversa per Renato Sanchez. Renato Sanchez è molto vicino al Milan, ve lo dico da un po', i primi due colpi saranno Origi e Renato Sanchez. Ragazzi, il Milan in difesa è a posto. Botman era un upgrade che in questo momento il Milan non ha bisogno. In questo momento probabilmente è meglio risparmiare quei 30 milioni e andarli a spendere su un giocatore importante. Ragazzi, domani mattina parleremo di un nome accostato al Milan, e oggi i procuratori hanno parlato con la nostra dirigenza. Sto parlando di Gabriel Jesus. Ragazzi, sarebbe fantastico che il giocatore, se il giocatore arrivasse da noi, sarebbe un upgrade avanzato eccezionale. Sta parlando di un giocatore che ha vinto tanto, di un giocatore che ha giocato partite importanti, e si andrebbe sulla continuità per quanto riguarda alcuni campioni pronti per la Champions. Ragazzi, Ibrahimovic rimarrà al Milan. Però bisogna capire bene in che veste rimarrà il Milan. Il Milan lo terrà, farà un contratto a gettone, un contratto facsimile a gettone fino a fine stagione, però nella prima parte di stagione a Ibra verranno giusto pagate e dato modo di fare la riabilitazione a Milanello. Questo è quanto, ragazzi, il video è molto corto, stasera non sono in live. Sto uscendo con la mia compagna, quindi non saremo in live, però domani mattina approfondiremo bene il discorso Botman. E ragazzi, fasciarsi la testa serve a poco. Ricordatevi che siamo i campioni d'Italia e siamo diventati campioni d'Italia contro tutto e tutti e senza Botman.
Quando si parla di Bremer, assolutamente Bremer non arriverà al Milan. Il Milan non sta cercando, non vuole spendere. Se voleva tirar fuori 30 milioni, li avrebbe tirati fuori immediatamente per Botman, non per Bremer. Il Milan non prenderà Bremer. Arriverà un ragazzo giovane, un ragazzo con grandi prospettive. Gabbia uscirà, Gabbia in uscita, probabilmente andrà in prestito o alla Sampdoria o comunque in qualche squadra dove può mettere minuti nelle gambe per poi tornare al Milan più forte. Ragazzi, il Milan farà un grandissimo mercato. Arriveranno 4-5 giocatori, 4-5 giocatori di assoluto livello. Ora, ragazzi, le tempistiche non sono importanti. Continuiamo a chiederci: ah, bisogna avere la squadra per il raduno. Quando mai le squadre sono state pronte per il raduno? Quindi tutte le volte la stessa menata e sono tutte cazzate che dobbiamo dirci tutte le stagioni. Ah, bisogna consegnare all'allenatore la squadra pronta. La squadra pronta per il raduno non ci sarà mai. Il mercato sarà lunghissimo, ma sarà veramente sostanzioso e soprattutto arriveranno giocatori funzionali al gioco di Pioli. Domani mattina approfondiamo tutto questo discorso. Io vi dico, ragazzi, una cosa molto tranquilla. Ragazzi, io penso che vi abbia dimostrato più di una volta di potervi fidare di me. Le notizie che vi do sono spesso notizie veritiere.